preservare e anche diciamo così, disincentivare quelle compagnie che magari poi sabato sera non hanno niente da fare, magari fanno anche dei danni che poi paghiamo tutti in realtà, insomma. Sì, volevo dire a prego. Riallaccio quello che hai detto te, Marco. I ragazzi hanno tutti il telefonino. Esiste lo strumento qui da noi, del coro urbano, che non pubblicizzate mai, che non avete pubblicizzato minimamente. Allora, com'è? Sì, sulla stampa Pasini ha detto che sì, l'ha fatto tutto il punto, non è mia quello il punto. Il punto è un altro. Il coro urbano esiste, funziona, noi ci siamo affiliati, funziona, va bene, perché io lo uso praticamente sempre. Però quando ho proposto al sindaco di fare il contratto, diciamo, fra virgolette, perché ricordo che è a costo zero, nel contratto c'è anche scritto che decoro, cioè meglio, la Maior Labs, che è la società che ha inventato questo sistema, prepara anche locandine e coupon e brochure proprio. Cioè già dentro questo pacchetto vi dà già tutto il kit per sponsorizzare questa cosa, questa diciamo, opportunità. Siccome i ragazzi sono molto anche più ferrati di noi con il telefonino, no? Il mamma praticamente sempre, e quindi pubblicizzare che esiste l'applicazione per Android e anche iPhone, loro la installano e segnalano. Non è che questa risolve ogni cosa, sia chiaro, però o usiamo quello che c'è, se no non ha senso niente, cioè vuol dire, no, abbiamo preso in carico, usiamo tutti, perché qua dentro sono solo io che segnala e tutti avete uno smartphone, tutti, chi più, chi meno, e il sindaco no, perché abbiamo Blackberry e almeno un po', ma non è esaltato, per il momento è esaltato. Va bene, detto questo, ecco, ci tengo, Marco, ti dico a te, fate pubblicità di questa cosa, non solo sui giornali che ha fatto Flavio e noi nello stesso articolo, e vabbè, dai, due volte nella settimana nello stesso articolo, una vergogna vergognosa, comunque andate questo, pubblicizzate perché il coro urbano vi dà gli strumenti per farlo gratuitamente e non l'avete ancora fatto. Ultima cosa. È attivo dall'11 novembre e ad oggi partiremo con questi 13, no? Non è stato, cioè, l'unico che lo pubblicizza sono io sul mio blog, basta. Allora, un pannerino sul sito del comune, una carta, cioè, non so, sulle cose urbane, però comunque anche questo rientra sempre nell'interrogazione che sarà più avanti riguardo sì, a questo modo, no, infatti, è sicuramente un ottimo strumento dal mio punto di vista. Tuttavia anche su decoro urbano secondo me serve tra questo un minimo di educazione all'uso, nel senso che spesso, magari non te, magari ci sono con qualche altra persona video che ogni tanto segnalo così, spesso magari si segnalano anche cose su magari edifici privati o magari su proprietà private, succede certe volte su decoro urbano, succede, nel senso che non c'è niente di male, però vedete magari certe volte si segnala cose su un edificio privato o su un terreno privato, magari puoi telefonare al privato e dire guarda perché i rifiuti nel caso tuo è difficile. Cioè, quindi siamo d'accordo, ma per il resto sicuramente un ottimo punto. Detto questo non avete mai pubblicità, giusto o no? Allora, mi ricordo che avevo già sollevato questo problema nei primi consigli che abbiamo fatto, perché secondo me è una questione ancora da interrogare. Ci sono dei momenti in cui questa fase di vandalismo si espande e altri momenti, probabilmente o il discorso delle generazioni, può essere anche un discorso di stagionalità, cioè nella stagione estiva e primaverile è un po' più forte che quella invernale. Comunque è già da un paio d'anni che si manifestano atti di vandalismo non solo sulle cose ma anche sulle persone o comunque schiamazzi eccetera eccetera.
Secondo me sarebbe giusto come amministrazione orientarci, trovare una linea, come ha detto anche prima Simone, su un fare un sistema integrato. Un sistema integrato dove comunque tutte le agenzie educative trovino una strategia comune per prevenire questi atti. Uno strumento era uscito l'anno scorso, mi sembra, avevano iniziato insieme con la collaborazione con la parrocchia, mi sembra, in Ogarata, mi pare che fosse intitolato così, che era queste persone esterne, questi animatori di strada, chiamiamoli così, che avevano fatto un monitorato un po' quella che era la situazione giovanile, che secondo me è quella più fuori controllo attualmente. Secondo me si potrebbe andare avanti su quel progetto lì, cercare di ampliarlo e cercare di poter svilupparlo in maniera di essere consci di quelli che sono le problematiche e di poter prevenire questi atti qua. Comunque io sono a provo questa mozione. Sì, perché riprendendo l'argomentazione portata avanti dal poligoniere prima, mi rispondono al primo dei quesiti comunque che avevo posto, che era quello in merito alle relazioni dettagliate di casi di vandalismo. Però il secondo punto, visto che sennò le cose si perdono, ok. Sul terzo punto, che sono le misure urgenti da intraprendere, ho sentito effettivamente questa in merito anche all'aspetto delle edizioni animali, perché comunque esatto, è una cosa sicuramente da portare avanti che si vede assolutamente favorevole. Però quello che vorrei capire, e mi riallaccio anche a quello che abbiamo appena discusso nel punto precedente, anche quello successivo, al di là di quelle che possono essere le intenzioni o comunque anche le priorità da parte del sindaco, tu come assessore al patrimonio, nel momento in cui Nogara si dovesse trovare, come ci auguriamo tutti, ad avere in mano queste famose telecamere di cui parlavamo prima, ad oggi, facendo una fotografia su Nogara, i punti che vedi più sensibili, perché il vandalismo è una delle cose che stravolge le eventuali priorità anche sotto il profilo di eventuale sorveglianza, quali vedi come punti più da mettere al dentro, insomma, come prioritari? Perché purtroppo il problema di questa amministrazione, su questo si fa una valutazione anche concerto con i vigili urbani, i carabinieri, chiaramente. Comunque dal mio punto di vista qua, cioè, proprio davanti al comune, per esempio la zona del Braghetti di via Franzini, che è una zona dove sicuramente secondo me per una telecamera, questo è un esempio che posso fare. Altre zone possono essere magari, non so, il piazzale dove viene fatta la sacra, per esempio, il parcheggio del Verde Guai, perché lì c'è tutta una zona in fondo che magari è poco illuminata, bisogna fare anche un po' l'illuminazione per la zona lì tutto. Ci sono delle zone che sicuramente richiedono un intervento importante, magari alcune zone residenziali, che magari invece in quel caso lì, via San Francesco per esempio, vicino alla gelateria, dove c'è appunto il bocciolo, il parco giochi, lì è una zona dove una telecamera potrebbe andarci. Le altre zone le decideremo chiaramente, come dico, un concerto, vedendo anche magari dove succedono più fatti, trovare di una stazione, per esempio un altro, purtroppo l'ordine del giorno, questo, quindi insomma ci sono delle zone che sicuramente sono più sensibili di altre. Mi auguro che si riprenda in mano la cosa, perché purtroppo, magari a volte con toni più pacati, a volte anche meno, perché si può perdere anche la pazienza. Quello che si vorrebbe capire da parte di questa amministrazione, che comunque è rientrata dal patto di stabilità, non diciamo più i meriti o i demeriti, però effettivamente è successo, quindi qualche liquidità in più l'avrà. Mi auguro, se non ci siamo riusciti questa sera, perché dall'ordine del giorno ho capito che non ci riusciremo, che quantomeno dal prossimo ordine del giorno, che si discuta o meno di IMU, ma si capisca quantomeno dall'anno solare 2012 qual è la priorità che vuol darsi questa amministrazione, che sia risolvere la questione del patto, che sia stupare le luci, che sia far niente, ragionare sull'anno prossimo, perché piccoli segnali mandati. Mi ricordo quando era nato quel progetto che diceva prima Enrico, mi ricordo che il parco di Nogara era venuto fatalità nel momento in cui stavamo amministrando noi, quindi l'estate del 2010, e quando ci ha spiegato un attimo tutto il progetto, abbiamo fatto subito dopo un incontro con le forze dell'ordine dove abbiamo chiesto anche un loro punto di vista. Una cosa che c'era stata detta, che c'era stato detto, che era stato in passato proposto a parecchie amministrazioni, anche che per vent'anni c'è stata la stessa, comunque più volte a quella che l'ha succeduta,
la possibilità comunque di dotare il comune di Nogara anche di alcol barra drug test, che comunque è un'altra cosa, mi dicevano che ai listini 2010 sarebbe costato indicativamente un 15.000 euro. Mi dicevano che le forze dell'ordine, quindi tanto vigili quanto carabinieri, si trovavano molto spesso impotenti a fare anche una sana prevenzione, oltre che controllo, eventualmente anche sanzione, proprio per la mancanza di mezzi materiali per poterlo fare. Quindi mi auguro che anche l'assessorato competente quest'anno, con qualche risorsa, come sembra che ci sarà in più a disposizione, possa andare anche in questa direzione, perché è chiaro, non è sempre così, ma è chiaro che molto spesso tutti questi problemi si concatenano uno nell'altro fino ad arrivare nella peggiore ipotesi, quello di cui stiamo discutendo stasera. A questo proposito, ci si viene grazie a alcuni patrocini. Allora, abbiamo dato patrocinio proprio un'iniziativa che ha fatto, una bella iniziativa che ha fatto la Farroppia, insieme anche ai vigili urbani e a Povere Porte Salvaggio, mi sembra. È stata fatta sabato scorso, e qua hanno fatto un aperitivo per le parrocchie, però con alcuni prismi, okay? Cioè, quindi con degustando del vino buono, facendo anche dell'informazione, avendo appunto un alcol test all'uscita, quindi vedeva se non doveva. No, sono chiaramente campagne di sensibilizzazione, queste parte sono aperte, le porte sono aperte. Sì, possiamo dire alcune cose. Ci sono vari elementi sull'intervento da questo punto di vista. Ci sono elementi repressivi ed elementi di educazione. Dal punto di vista generale, molte cose di quelle che dicevano i colleghi consiglieri sono in corso. Cioè oggi esistono sostanzialmente tre tavoli in corso in questo comune. C'è un tavolo che citava prima il consigliere Falco, che è un po' una prosecuzione di quello che veniva fatto, che è un tavolo assieme alla parrocchia, assieme al sociale del comune e assieme alle scuole. C'è stato un tavolo fatto, ha fatto più opinioni da questo punto di vista. Credo che non ci siano problemi particolari ad allargarlo se ci fossero di evitare dal punto di vista, quindi non è che. E questo tavolo si è interessato anche di alcuni casi concreti a livello di problematiche. Ci sono stati momenti di anche così pesanti attenzione all'interno delle scuole in questi momenti, quindi non del tutto risolti, fra l'altro c'è un'ipotesi di fare una serie di iniziative sia nella parrocchia sia nelle scuole stesse rivolte all'esterno, anche come educatori sociali se vogliamo che riusciamo a fare. Tenete anche conto che l'URSS ha recentemente ottenuto finanziamento consistente per un progetto giovani con cui abbiamo anche contribuito a livello generale, quindi non solo per gli interessi del comune, ma abbiamo avuto anche un certo peso sia ad altri comuni, veniamo e così via, per riuscire a ottenere dalla fondazione che arriverà consistente contributo su questo settore, speriamo di riuscire a muovere su queste cose. Quindi il tavolo A, credo, con le scuole, con il sociale e la parrocchia esiste e ha anche una sua continuità. Esiste un secondo tavolo più riservato, che è quello con le forze dell'ordine, da questo punto di vista, e questo ha portato, al di là delle difficoltà che ci sono oggi ad uscire, tutta la legge 100.000 cose, ha portato anche a risultati concreti. Forse ricordate una serie di danni che venivano fatti sulle scuole, nelle zone scolastiche, nelle zone del parco, in altre situazioni. Naturalmente, come dicevano, indicavano alcuni probabili autori di queste cose, poi venne fuori che era una banda molto locale e molto autoctona da questo punto di vista, che faceva queste cose. Comunque il problema è stato risolto, tanto è vero che è un po' di tempo che danni di questo tipo non ci sono più. Anche il problema degli imbrattamuri, se voi vedete, non c'è più stato, c'è stata un'individuazione, non so se totale o parziale, degli autori, e quindi da questo punto di vista che questo tutto parte alla parte sociale, cose di questo genere, ma
terzo livello, che è quello dell'inquinamento acustico, e poi anche di alcuni modi di essere attuali, soprattutto da parte dei giovani, anche in questo caso abbiamo fatto degli interventi. Ne abbiamo fatti, alcuni stiamo rispondendo, abbiamo chiuso anche qualche locale, sono state fatte anche delle temporaneamente, chiaramente, non in maniera stabile, sono state fatte anche delle multe di facciata consistente, sia da parte nostra che da parte della, dei carabinieri, quindi degli organi di vigilanza. Abbiamo in corso un ripristino del tappeto non facile, perché oggi la situazione anche del personale non è facilissima neanche in questo comune, per una verifica completa di tutti i plateatici, dei permessi per fare musica, dei permessi per riunirsi, questo non con intenti particolarmente punitivi, ma perlomeno avere un controllo preciso di quali sono i limiti all'interno dei quali ci possono essere queste aggregazioni. Abbiamo un corso, devo anche dire con qualche prospettiva, due tavoli di lavoro con due gruppi di immigrati, quelli tutto sommato più facili, se volete, parlo in particolar modo della comunità romena, della comunità nigeriana, in cui tentiamo di ricostruire un rapporto, chiamatelo fiduciario da questo punto di vista, cioè nel senso di rappresentanti di questi gruppi che possono intrattenere rapporti e quindi di avere un controllo complessivo su queste cose. Resta sempre un problema di una difficoltà generale, oggi generazionale, se volete. Comunque i tavoli esistono, l'attenzione esiste da questo punto di vista, speriamo di riuscire a mantenere questo controllo generale su. Abbiamo anche qualche idea su chi fa il vandalismo sulle piste ciclabili, tanto per essere chiaro. Probabilmente, però questo è un tema delicato, bisognerà capire entro che limiti l'azione repressiva si deve accompagnare a un'azione educativa, non è sempre facile e forse non è neanche compito nostro, o perlomeno non è solo compito nostro, anche se mia personale convinzione che qualche intervento con caratteristiche di esemplarità forse non deve anche attuare, perché non si può mia sempre fare i buoni. Questo è quello. Devo anche dire che abbiamo fatto qualche micro campagna di dissuasione stradale, nel senso che abbiamo fatto girare i vigili per far multe per qualche giovedì, per qualche sera, e come al solito tutti quei che disegna che bisognava dargli multe, il giorno dopo il disegna che siamo veramente cattivi. Quindi, il problema poi anche di queste cose, si tratta sempre di trovare un equilibrio, è stato mutato anche una nostra consigliera. E quindi da questo punto di vista, ripeto, l'equilibrio è sempre difficile da raggiungere. Ripeto, colgo anche la disponibilità sui tavoli di lavoro, se magari poi ne parliamo meglio. Siamo anche d'accordo su questa mozione, votiamo. Diamo il voto favorevoli. Concernente l'aumento organico dei vigili urbani, le azioni di controllo e monitoraggio del territorio. Non lo so, in parte è riassunto, però sono quasi le 11, abbiamo fatto solamente 5 punti. Forse è meglio per la vita. Allora, questa mozione è una mozione che riprende un po' la precedente mozione e quindi qui parliamo di sicurezza nei confronti dei cittadini locali. E
andiamo nello specifico a parlare dell'aumento dell'organico dei vicini urbani. Io vorrei fare un po' l'epilogo del pre e del posto, cioè com'era la situazione quando ci trovavamo noi e com'era la situazione attuale odierna. È stato detto e pubblicizzato anche sul giornale che i vici di Novara sono ritornati nel proprio comune di appartenenza. A nostro avviso questa è una situazione che non è del tutto veritiera. Se andiamo a vedere nello specifico, le unità presenti nel corpo organico dei vigili, mi spiace che sia il sindaco, cioè le unità presenti nel nostro corpo organico praticamente sono due, e sono due figure femminili. Con questo cosa voglio dire, no perché sono maschilista, ma perché anche noi ci siamo trovati spesso in situazioni di degrado e di disagio, magari anche all'interno di alcune abitazioni italiane o anche extracomunitari, dove effettivamente bisogna effettuare dei controlli. E in questo caso, avendo instaurato e mantenuto la convenzione con l'isola della Scala, avevamo la possibilità di richiedere al comandante dell'isola della Scala l'apporto di unità maschili che andassero proprio così a fiancheggiare dal punto di vista della sicurezza quelli che erano le unità nostre già presenti. Quindi l'aumento, mi sembra, dell'organico dei vigili di Nogara, pur essendo stato pubblicizzato, mi sembra non ci sia stato. Le unità erano due e rimangono due anche adesso. Poltronieri attualmente, anche se penso che dovrebbe rientrare nell'arco di qualche mese, però attualmente è ancora il servizio Isola della Scala, e quindi abbiamo una situazione pre, una situazione post che a nostro avviso è anche degenerata. Gli orari degli uffici sono praticamente non sono aumentati. Gli orari degli uffici comunali, quindi dell'apertura al pubblico, praticamente sono rimasti quelli. Non è che abbiamo la possibilità di avere 5 giorni di apertura al pubblico così come è stata, diciamo così, pubblicizzata. E poi c'è un altro dato molto importante. Stanno, almeno da quello che ci viene un po' riferito, sono in forte aumento i furti all'interno delle case e i furti anche all'interno di attività produttive. Sto parlando di aziende agricole. Non è vero. Non è vero? Hai i dati? Sì. Mi puoi fornire i dati? No, perché mi devi dire sì. No, perché mi devi dire sì. No, ti ho detto che è un aumento risulta. Ti dico che non è vero. Hai i dati? Cioè, sì, mi puoi fornire? Allora, fornisci i dati? Ma no, di chi che ti ha fatto l'affermazione? No, no, io sto dicendo che perché te si entra subito e se più si è fatto quindi vi risulta che siano in diminuzione i furti all'interno delle case delle regole sono in diminuzione, non sono in aumento, però te li dati come ti che dire ora che è in aumento. Dovremmo parlare un attimo col comandante, vedo come sta andando normale. Ma bene, mi risulta mia, ti ho chiesto i dati, non li hai, a me non risulta. Posso dire quello che ci stanno dicendo i cittadini? Poi i dati io non li ho e tu non li hai neanche tu. Tu anzi tu sei solo questo, è il dato. Più di me sono consigliere di orario. Detto questo posso andare avanti. Il discorso si parlava prima del concetto dell'informazione che dovrebbe essere fatta diciamo così ai cittadini tramite tavoli tecnici. Anche qui il tavolo tecnico, anche noi abbiamo fatto diversi incontri, però dopo effettivamente bisogna applicare, bisogna vedere com'è la realtà. Gli strumenti di dotazione alle forze dell'ordine sono purtroppo limitati, capisco quindi la difficoltà di poter accedere a queste verifiche. Detto questo, vado a leggere la questione nello specifico.
Permesso per tutti i cittadini, siamo segnalati alla presenza di nomadi e questuanti nei parcheggi di alcuni supermercati di Nogara. Tali soggetti comparano avanti in modo continuo, chiedono l'elemosina ed arrivano perfino a seguire fino all'autovettura con petulanza di insistenza mai capitati clienti appena usciti dagli esercizi commerciali. Magari questa è una situazione che è cambiata, perché questa è stata protocollata il 28 di dicembre, devo parlare dopo 90 giorni. Ci è stato segnalato che da qualche tempo stazionano ripetutamente, da molti tempi consentiti, alcuni campamenti di rom di fronte al campo cultivo comunale di domestica. Questi sono confondati, ripeto, dal 28 di dicembre. Quindi il Consiglio Comunale impegna sino a quella giunta ad aumentare il corpo organico dei vigili urbani, così come promesso in campagna elettorale ribadito sul giornale locale Arena, al fine di verificare e dissuadere le aree distanti supermercati la presenza di nomadi e questi altri. Impegna sino a quella giunta ad individuare una serie di azioni di controllo e monitoraggio del territorio nogarese al fine di contrastare in modo efficace situazioni di degrado sociale e da porre in essere in rapporto con forze dell'ordine una serie di misure preventive. Io sono contento che i vigili siano tornati. Non sono felicissimo della situazione generale, cioè nel senso che sarebbe stupido dire che oggi non siamo in grado di svolgere un servizio efficientissimo sul territorio, che non è così. Ma la situazione non è sicuramente peggiorata, cioè nel senso che abbiamo problemi di attività in progress, come si direbbe, anche se non ci rimangono, questo non c'è alcun dubbio. Se volete sapere qual è il percorso dei vigili ci sarà con un rientro del distacco che abbiamo adesso delle scomandante, quindi tempi metà anno, probabilmente se vediamo non so se ci fa, se lo dirà o meno, che ci sarà un rientro, un potenziamento da questo punto di vista, e ci sarà un secondo potenziamento con convenzioni sociali per avere un corpo di risorso dei vigili ausiliari che controlla il territorio. Queste sono le due cose che abbiamo in mente di fare. Quindi, tenete conto che, al di là di quello che si diceva prima sul vecchio distretto di Isola, è stato riapprovato anche il nuovo distretto dei vigili da questo punto di vista, che comprenderà tutto il distretto, mi pare in 4, sono e quindi che va da Nogarole Rocca fino a Nogara, che ne comprende una decina di comuni, da questo punto di vista, che è in approvazione in regione, quindi un potenziamento complessivo. Questo nuovo distretto avrà tanti punti focali, cioè non ci sarà più come prima una testa unica che era prima Isola, ma ci saranno tre punti distaccati, quindi uno a Nogara, uno a Nogarole Rocca e uno a Isola della Scala. Quindi questo sarà il quadro, però attendiamo l'approvazione da parte regionale di queste cose. Per quanto riguarda il controllo del Famila, dove c'erano dei disagi forti. Non è capito.
molto spiegante,